Oggi inquadratura ravvicinata, mi spavento, sono completamente struccata, tra l'altro bianchissima perché non mettendo fuori il naso da giorni e giorni, potete immaginare il mio colorito. Comunque, parliamo oggi di make-up in tempi di quarantena. Sicuramente è normale che stando a casa la pigrizia ci assalga e quindi certo sicuramente la maggior parte di noi non avrà tutta questa voglia di sistemarsi, fare eccetera. Io vado a giornate, ci sono delle giornate dove ho voglia di darmi una sistemata e allora magari mi trucco appunto leggermente, altre giornate come tipo ieri dove sono stata completamente struccata tutto il giorno, mi sono data la cucina, ho fatto biscotti, crostata eccetera. Oggi è sabato, è una giornata stupenda e mi sono messa un po' fuori sul terrazzo a prendere un po' di sole e adesso ho detto giro un video, mi do una sistemata, anche perché dobbiamo girare dei video per la musica io e mio marito nel pomeriggio, allora mi do un attimo una sistemata. Vi volevo, e siccome me l'avete anche chiesto in tante, un po' di voi mi hanno chiesto di farvi vedere appunto un make-up veloce da fare appunto giusto per darsi una sistemata e anche appunto dovendo stare in casa, giusto per rendersi più presentabili anche per i nostri poveri mariti, compagni, fidanzati che magari sono abituati a vederci truccate durante il giorno e adesso ci vedono in versione casalinga disperata. Allora ho detto sì dai, faccio un video, visto che comunque mi volevo truccare, mi dovevo truccare. Inizio con una cosa importantissima, ossia mettermi le forcine, perché da quando ho fatto questa specie di ciuffo frangia ovviamente mi vengono i capelli davanti agli occhi, quindi anche se non sarà la più valorizzante delle pettinature, facciamo così, almeno ho il viso scoperto. Allora, una cosa che mi avete chiesto in più persone è di mostrarvi l'applicazione della CC Cream di It Cosmetics. Io ho la versione matte, questa è la versione appunto Poreless Finish Full Coverage Cream, ha un SPF 40, che in questo caso, a meno che io non mi voglia appunto riesporre al sole in giornata, non è che mi serve tantissimo, però comunque ha un SPF 40 e io ho la colorazione light, che per l'inverno per me è perfetta. Nonostante il nome CC Cream, che quindi farebbe pensare a qualcosa di super leggero, in realtà questo secondo me è un vero e proprio fondotinta, nel senso che ha una copertura media, perché per le mie macchie ovviamente non è elevata, perché io soffro di iperpigmentazione, però ha una copertura già buona, se non avete grosse imperfezioni potrebbe essere quasi un full coverage per voi. Allora, vado ad applicarla semplicemente con le mani, ne metto un pochino e vado appunto per zone, per cui va sicuramente a uniformare tantissimo l'incarnato. Ora, io adesso ho la softbox accesa, anche se la luce naturale oggi è buona, però mi bilancia un pochino meglio tutto quanto, quindi la accendo comunque, la metto in modo che vada ad aiutare la luce naturale, per cui sembro molto più pallida di come io sono in realtà, non che io non lo sia, però qua sembro veramente molto pallida. Comunque vado semplicemente a stenderla proprio come se fosse una crema per il viso, non uso pennelli, non uso niente, questo è il modo in cui io la applico. Nonostante sia matte, è una crema vera e propria, per cui quando io utilizzo questa cerco di utilizzare una crema sotto leggera, perché altrimenti a me, che comunque ho una pelle normale mista al momento, quest'inverno era molto più secca ma adesso inizia a fare un po' più caldo, altrimenti per me è troppo, nel senso che mi lucido nonostante sia la versione matte. Secondo me la versione normale è, cioè per me sarebbe inutilizzabile, perché già questa la trovo molto 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 idratante. Quindi vado semplicemente a stenderla su tutto il viso, io poi come al solito andrò a correggere le zone che comunque, tipo questi segni da brufoli che non sono ancora coperte, con il correttore. Se voi non avete imperfezioni, già così potreste essere a posto. Oggi ho messo una maglia bella colorata perché avevo voglia un po' di colore. Allora, il correttore che utilizzo quando appunto faccio un trucco
così più tranquillo, è il Magic Away Liquid Concealer di Charlotte Tilbury, che, devo dire la verità, mi ha un po' delusa, nel senso, io la colorazione 4 Fair, nel senso che innanzitutto è pochissimo, io non mi ero accorta che fosse una quantità così esigua, perché il packaging fa sembrare che ce ne sia tantissimo, in realtà sono solo 4 ml. Io l'ho usato veramente una cosa come 5 volte e sono già quasi a metà, vedete, del misuratore, non so come si chiama. Per cui, già questa cosa, perché comunque non costa poco. L'applicatore è così a spugna, un po' tipo il cancelletta di Maybelline. È un correttore che comunque in sé mi piace perché dà un effetto molto levigante, molto luminoso. Non è iper super coprente delle occhiaie, quindi nei giorni in cui ho proprio le occhiaie mega, tipo preciclo eccetera, non è sufficiente. Quando mi trucco poco, tipo adesso, va bene, perché comunque mettere un fondotinta super coprente con una base super naturale andrebbe a fare troppo contrasto. Per cui vado ad applicarlo. Anche questo, io quando faccio i trucchi naturali uso quasi sempre solo le dita, uso pochissimi pennelli, non so perché, è una cosa che mi è sempre piaciuto fare quando voglio un make up, no make up, è usare le dita per sfumare, perché mi sembra di ottenere un risultato comunque ancora più naturale, perché riesco a far fondere benissimo il prodotto nella pelle. Tra l'altro la mia pelle ha una texture che non amo moltissimo i pennelli per l'applicazione delle basi, perché non è come se la mia pelle li rigettasse, nel senso col pennello non riesco a farli penetrare in profondità, io ho bisogno proprio di premere il prodotto all'interno della pelle, quindi quando applico il fondotinta normalmente uso una blender. Non uso le spugnette, quindi inumidite, non uso quasi mai il pennello, lo uso solamente in estate con i fondotinta minerali o comunque compatti in polvere. Vedete, l'effetto è molto naturale, però ha una lieve luminosità che mi piace tantissimo perché sveglia subito lo sguardo. Se guardate bene, non ho le occhiaie completamente, perfettamente coperte, però dovendo, appunto, volendo ottenere un risultato no make-up, make-up, mi va bene così. Allora, poi cosa faccio? Dato che appunto questa base non è molto coprente, utilizzo per fissare tutto una cipria che abbia un pochino più di consistenza. Una cipria che mi piace molto da usare appunto in queste occasioni è la Fit Me di Maybelline, la versione matte and poreless. Io ho la colorazione 115 Ivory e con un bel pennellone da cipria, che può essere una cosa così, vado proprio a passarla su tutto il viso, quindi non solo nella zona T come farei normalmente, perché io ultimamente non sto più mettendo la cipria in tutto il viso, dato che in queste zone spesso ho la pelle secca, ma la metto solo appunto qua sul mento e sulla fronte e per fissare il correttore. Oggi non mi vengono i vocaboli. In questo caso invece vado, siccome anche appunto come vi dicevo prima questa CC cream è un po' più cremosina, nel senso che se non la fisso dopo un po' di ore mi lucido leggermente, non è che mi fa diventare una palla da discoteca, però essendo proprio appunto una specie di trattamento è molto nutriente. Quindi la passo su tutto il viso e con un pennello più invece piccolino vado a fissare il correttore. Questo di Charlotte Tilbury mi piace perché comunque non va nelle pieghe, nonostante sia molto cremoso e luminoso, almeno nel mio caso non mi va nelle pieghe. Peccato appunto che comunque abbia un quantitativo veramente esiguo e questo sicuramente mi farà desistere dal ricomprarlo, anche se mi piace molto perché non lo so, non mi convince la cosa. Allora, quando faccio un trucco così casalingo per tutti i giorni, difficilmente applico terra o faccio contouring eccetera, tendo ad utilizzare però un blush neutro che mi faccia un po' l'effetto appunto
così sano, senza però appunto andare a scolpire il viso. In questo caso uso questo blush di The Balm, che è il Balm Beach, mi piace tantissimo. Cosa faccio però? Sto un pochino più nella zona che dovrebbe essere teoricamente quella del bronzer, quindi lo applico più, non proprio sui pomelli, ma nella parte un pochino più sotto. Devo guardarmi nello specchio, altrimenti ragazzi sono ciccata, non vedo quello che faccio. Essendo un colore neutro, non quindi rosa, mi va a dare quell'effetto un po' così pseudo bronzer. È un colore, come vedete, proprio neutro. Bellissimo, tra l'altro, questi blush mi piacciono un sacco. E l'ho acquistato, tra l'altro, guardando i video di Selvaggio, che saluto, che so essere in una situazione allucinante perché lei si trova a Brescia. Quindi le mando un bacio enorme se guarderà questo mio video, che ha sempre consigliato tantissimo le polveri di The Balm. Lo vado a passare anche leggermente qua, ma non essendo da terra vado proprio solo a scaricare l'eccesso. E poi cosa faccio? Anziché mettere l'illuminante, applico al di sopra, quindi sui pomelli, un blush luminoso che mi va a dare appunto l'effetto illuminante, anche se non è un illuminante. In questo caso utilizzo questo blush di Clarins, che è uno dei nuovi blush, Jolie Blush. Questo è il numero 5 Cheeky Boom, ed è, anche se voi dalla videocamera non lo vedete, satinato, perlescente, non so come dire. È sempre un colore neutro, similissimo a quello di The Balm, ma non è opaco. Qui vado ad applicarlo sui pomelli, che mi fa quindi l'effetto anche di illuminante. Non so con queste luci cosa voi riuscirete a vedere, però sempre per rimanere sul super naturale. Nel frattempo ho anche coperto i miei segnetti con il correttore Soft Matte Concealer di NARS. Questa è la colorazione Light 2 Vanilla, ma a breve comprerò una colorazione più scura perché inizia già a essere un po' troppo chiara. Stiamo andando verso la primavera, quindi magari prenderò le due colorazioni successive, una per le stagioni intermedie e una per la piena estate, perché mi trovo veramente benissimo, copre benissimo i brufoli eccetera senza seccare, in maniera molto naturale, mi piace molto. E anche nei giorni dove non mi trucco quasi, voglio giusto coprire le occhiaie, lo uso anche sulle occhiaie. Devo dire che nonostante il mio contorno occhi secco, se usato in piccole quantità è super coprente e non mi secca assolutamente la zona, quindi promossissimo. Zona occhi, allora andiamo a mettere il primer. Normalmente non lo farei se devo stare in casa così, perché tanto metterei l'ombretto e basta, ecco. Oggi, dato che appunto, come vi dicevo, devo registrare anche dei video per la musica, voglio essere un pochino più in ordine, lo metto. Questo è il solito Shadow Insurance di Too Faced. Non uso quello di NARS perché quello lo tengo come una reliquia per le occasioni speciali, quando proprio voglio fare dei trucchi super e voglio essere sicurissima della tenuta al 1000x1000, perché mi piace tantissimo. Anche se adesso ho la versione tinted, quella colorata, ma preferisco quella trasparente. Quando finirà ricomprerò quella trasparente. Allora, non faccio praticamente niente, anzi andiamo prima a fare le sopracciglia. Parolone, fare le sopracciglia, vado semplicemente a mettere un po' di gel. Questo è il 24 ore brow mascara di Deborah, la colorazione che io non trovo dove è scritto, comunque quella più scura, mi sembra che siano solo due, ed è appunto mascara colorato con le fibre. Non mi entusiasma, molto meglio quello di Essence, anche che non l'ho pagato proprio pochissimo, una decina di euro se non mi ricordo male. Però si carica un po' tanto di colore, quindi devo sempre andare un po' a scaricarlo, perché altrimenti mi fa le sopracciglia alla Elio e il colore più chiaro è proprio biondo, cioè è troppo chiaro, io ho le sopracciglia scure comunque. Quindi quello di Essence mi piace di più perché è anche un castano meno intenso, riesco a gestirlo meglio. Comunque vado di mano molto molto leggera e vado semplicemente a pettinare le sopracciglia e a riempire, cercare un minimo di riempire quei pochi buchetti che ho, perché comunque sono fortunata
e ho delle sopracciglia già folte di mio, ma con l'età che avanza un pochino al centro si sono leggermente diradate, ma non posso certo dire di avere delle mancanze grosse. Per cui con me tutte le ragazze che fanno microblading, se tatuaggi eccetera, fallirebbero, perché mio papà mi ha dotato di sopracciglia alla Elio. Lui deve proprio tagliarsele perché sennò gli crescono veramente a dismisura. Quindi anche mia mamma comunque ne ha, per cui sono uscita ben dotata di sopracciglia. Dicevo, per gli occhi faccio proprio pochissimo. Uso la palettina di Natasha Denona, la Mini Nude, che è una palette di neutri. Vado semplicemente con un pennello un po' ciccioso, così, a prendere il colore da transizione. Vado a fare un pochino di piega. Dato che oggi pomeriggio dovrò girare un mini video per il tributo agli ABBA, andrò semplicemente, faccio una base molto molto neutra, poi vado semplicemente a mettere un po' di glitter sopra per dare quel tocco un po' anni 70, anche perché in realtà Frida e Agnetha, le due cantanti degli ABBA, si truccavano pochissimo, cioè avevano veramente sempre dei make up molto molto naturali. Solo in rarissime occasioni ho visto dei make up più strutturati, ma erano in occasione di qualche live che facevano importante. Ma quello che avevano sempre, però, anche se su trucchi molto naturali, erano glitter, perché alla fine anni 70 e illuminante proprio a bomba sullo zigomo alto, anche con colori un po' così stroboscopici, un po' duochrome. Per il resto tutto era molto naturale, sulle labbra avevano quasi sempre solo un gloss. Frida, che è il personaggio che faccio io, un pochino leggermente più colorato, ma proprio... E Agnetha, trasparente, che era la bionda. Quindi vado a fare semplicemente un po' di piega, ma proprio pochissima. E sempre con il dito vado a prendere il colore intermedio, diciamo, che è questo, così un po' ruggine. E vado ad applicarlo su tutta la palpebra con l'anulare. È un colore molto bello, vedete che fa già tutto da solo, non c'è bisogno di fare granché. Siccome ho dei glitter su queste tonalità nella palette Lolita Porvida di Kat Von D, andrò oggi semplicemente, per fare appunto il trucco di scena, ad aggiungere questo glitter al di sopra. Vado a dare un'altra sfumata nei contorni. Faccio la stessa cosa dall'altro occhio. Gli ombretti di Natasha Denona sono, vi faccio vedere intanto l'effetto, burro, proprio burro, quindi si autosfumano, veramente. L'unica cosa appunto che faccio, giusto per dare un minimo più di profondità allo sguardo, è mettere una linea sottile di matita marrone all'attaccatura delle ciglia. Questa è la Made to Last di Pupa, colore 202. E vado proprio così, molto senza essere precisa, perché vado proprio a sfumarla poi col pennellino per sfumare lo smudger, se lo trovo. E non so che fine ha fatto, perché dovete sapere che se non sto attenta Nara mi ruba i pennelli, ogni tanto li trovo in giro per la casa. E non so come mai, cosa stranissima, mi ruba i pennelli ma non le beauty blender. Di solito i gatti impazziscono per le beauty blender, invece non gliene frega niente della beauty blender, invece mi ruba i pennelli. Ok, una volta fatto questo prendo il marrone scuro della palette, che è un marrone caldo, vado sempre col pennello smudger sopra alla matita per renderla un po' più intensa e un po' più calda, visto che comunque l'ombretto è caldo, e per fissarla anche ulteriormente, anche se queste matite di Pupa si fissano veramente, non si muovono, e no, cioè proprio super long lasting. E porto un po' di colore anche sotto, sapete che io lo faccio sempre, non mi piace vedermi la parte sotto dell'occhio
completamente struccata, non so perché, è proprio la mia fissa, non mi ci vedo, mi sembra che mi si rimpicciolisca l'occhio. Uso lo smudger per applicare il colore scuro e poi prendo un altro pennellino piccolino, ma un po' più a lingua di gatto, prendo il colore, quello da transizione, e vado a sfumare ulteriormente per rendere i contorni ancora più soft, visto che comunque deve essere un look naturale. E vado, siccome è una specie di pesca, questo colore qua è un marroncino caldo pesca, va a uniformare un pochino il tutto con anche la parte di sopra. Ultima sfumatina generale, cosa che faccio sempre prima di mettere il mascara. Piego le ciglia. Il mascara che applico in questo caso è un mascara che mi dà un effetto ordinato, pettinato e naturale, quindi uso il Climax di NARS, questo qui era una mini taglia che avevo preso da Sephora appunto per provarlo, la colorazione Explicit Black, quindi quella bella nera, è quasi finito, quindi anche questi giorni, le rare volte che mi trucco, cerco di usare questo così almeno lo porto a termine. Non è il mascara della vita, mi fa un bel effetto di ciglia pettinate ordinate, secondo me è un mascara che per la quotidianità può andare bene. L'unica cosa che ho notato è che quando lo metto per andare a lavorare, lo tengo dal mattino alla sera, verso una certa ora mi cade un pochino, mi si spezzetta un pochino sullo zigomo, mi fa un po' di fallout, però magari non, questo non succede a tutti, anzi fatemi sapere se l'avete provato, se a voi fa la stessa cosa, perché è sempre molto soggettiva la cosa. Però diciamo che nell'insieme è un buon mascara, non mi sento di bocciarlo. Niente a che vedere con quello di Clio, che penso che sia il mascara migliore che io abbia provato negli ultimi anni, almeno per quel che mi riguarda, perché io ho già le ciglia abbastanza lunghe, ho l'occhio grande, quindi gli scovolini grandi per me sono perfetti. In setole naturali, perché non mi piacciono gli scovolini in silicone, perché sulle mie ciglia spesso fanno l'effetto un po' a ragnetto. Però ripeto, il mascara è sempre una cosa molto molto soggettiva, per cui se avete delle ciglia simili alle mie, questi sono i mascara che a me piacciono, ecco, normalmente sono quelli che mi danno l'effetto più bello alle ciglia. Ne metto un pochino anche sotto nella parte esterna, mi piace farlo perché mi apre un po' di più lo sguardo. Ok, gli occhi sono a posto, andiamo a fare le labbra, anche in questo caso farò una cosa molto naturale. Utilizzerò una matita di Wycon, questa è una delle Intense Lip Pencils colore 10 Top Mauve, che è un colore molto neutro che mi piace tantissimo, abbinato a tantissimi rossetti e anche tipi di trucco. Vado a contornare le labbra e a riempire leggermente verso l'interno. Faccio questo effetto un po' così graduale, no? Lascio la parte centrale senza prodotto e poi vado semplicemente ad applicare un gloss. Questo è lo Shine Theory di Nabla, che mi piace tantissimo, il colore After Sex, credo che fosse un'edizione limitata di quest'estate, quindi non credo che sia più disponibile, e vado ad applicarlo al di sopra. Questo gloss mi piace un sacco perché mi ricorda quello di Fenty che ho perso e devo poi assolutamente ricomprare, ma aspettavo di finire questo perché è molto molto simile come effetto e non è per niente appiccicoso, non lascia le labbra appunto appiccicose e le lascia belle luminose, rimpolpate, mi piace tantissimo, anche
quasi idratate. Sciogliamo i capelli perché sembro una pazza. Sicuramente si sarà incasinato il ciuffo perché li ho tenuti piegati. Ok. E quindi questo è il make up più naturale possibile. No, nel senso, può essere ancora molto più naturale mettendo solo un po' di mascara e un po' di gloss. Oggi volevo appunto essere in ordine ma senza strafare, e trovo che questo sia un make up che mi rispecchi, mi rappresenti e penso di valorizzarmi. Poi magari mi direte stai malissimo, però penso che mi valorizzi senza appunto stravolgermi i lineamenti e mi faccia sentire a posto, in ordine con me stessa. Fatemi sapere come vi truccate voi quando appunto volete ottenere un make up molto naturale. Ora calcolate che il video sarà venuto abbastanza lungo perché comunque vi ho spiegato tutto passaggio per passaggio, ma io a fare un make up di questo tipo ci metto veramente 10 minuti. Perché se non parlo e agisco e basta, ci metto veramente pochissimo. Fatemi sapere quindi voi che tipo di make up fate quando volete sentirvi in ordine ma senza appunto strafare, e anche magari i prodotti che vi piacciono e che utilizzate, perché così posso prendere un po' di spunti anche io. E fatemi sapere appunto se il video vi è piaciuto. Vi ricordo come sempre di seguirmi anche su Instagram, il mio account ve lo scrivo qui, perché lì ci sono quotidianamente, vi faccio, soprattutto in questo periodo dove non sto lavorando, quindi sono molto molto più presente, perché magari parliamo appunto di prodotti, ci confrontiamo, vi chiedo cose. Mi farebbe piacere che la community su Instagram crescesse come questa qua su YouTube, che ormai da anni so che mi seguite con tanto affetto. Io vi mando un bacione, mi raccomando, state su. Questo periodo finirà, cerchiamo di essere positivi, come tutti io delle giornate più positive, tipo quella di oggi, prendo quello che viene, cerco di non pensare troppo, cerco di vivere giorno per giorno. Speriamo appunto di uscirne al più presto, tutti bene, più forti di prima, magari di aver imparato anche qualche lezioncina. Vi mando un bacione, alla prossima, ciao!